Grazie a tutti per aver apprezzato il video sulla produzione del formaggio, ci avete resi felicissimi, siete stati molto molto carini e visto che vi piacciono le cose caserecce, questa sera vi riproporrò il video della produzione dei salami. Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nome Chef Davide Nanni. Buona visione! Buonasera a tutti, visto che vi piacciono le cose caserecce, oggi ho pensato di farvi vedere come vengono preparati i salami. Adesso stiamo lavorando la carne di maiale. Qui abbiamo prosciutto e capocollo, che è diciamo la parte più nobile del taglio del maiale. Adesso papà metterà del sale e del pepe. Verrà condita e mischiata per bene la carne e seguentemente verrà macinata. Adesso, una volta salata la carne, andiamo a macinarla. Questa macchinetta l'ha riportata il mio bisavolo dall'America nel 1929, ai tempi delle prime emigrazioni. E mio padre poi con il tempo l'ha, e questa era una macchinetta a mano, e papà ha fatto alcune modifiche e adesso l'abbiamo resa elettrica. Servirà per appunto intaccare i salami. E ovviamente non poteva mancare il boss, qui c'è bisogno della sua sapienza, delle sue sapienti mani, quindi io e papà ci facciamo da parte. Vai mamma, cosa adesso? Allora, abbiamo pulito del budello naturale e adesso bisogna inserirlo nella cannula per la preparazione del salame. Si fa della timida. E poi si procede a riempirlo. Ovviamente anche questa era saltatrice a mano e papà si è inventato un macchinario a polpetate, gli ha messo l'acceleratore alla mamma qui sotto. Il salame è pronto per la seconda legatura. Addirittura adesso il cappuccio, il freddo comincia a farsi sentire. Adesso siamo passati alle salsicce. Vai, vai, più veloce. Ok. Invece adesso vi faccio vedere la nostra lamella d'essiccazione. Abbiamo già una parte di salsicce, di fegato e di maiale già appese, le pancette arrotolate. Poi qui ci sono anche dei fantastici culatelli, quasi da abbracciarli. E spero che questo video vi sia piaciuto. Lo chef Davide vi saluta. Un bacio a tutti!